Non sono molti in Italia a praticare e conoscere l'ice swimming e la cosa non stupisce considerate le temperature miti della nostra penisola. L'incontro con questa disciplina per Paolo Chiarino è arrivato infatti in Repubblica Ceca 11 anni fa, spinto da un amico. Una prima volta indimenticabile per lui che già aveva trascorsi negli sport di resistenza come nuoto in acque libere e triathlon. Da lì poi non si è più fermato. Go Paolo! Io ho avuto la fortuna di attraversare lo stretto di Bering in una straffetta internazionale con la Marina Militare Russa. Ho nuotato in Siberia alla vigilia di Natale, ho nuotato nel mare di Barents, sono stato ospite del governo argentino, abbiamo nuotato nel Perito Moreno. Ho attraversato il lago Baikal in Siberia e poi diciamo che le due prove più importanti a cui ho partecipato, ho nuotato 1000 metri a una temperatura dell'acqua sotto lo zero, sia al polo sud che al polo nord. Non serve una preparazione sportiva specifica per praticare questa disciplina. Il punto, ovviamente, è l'impatto col gelo. Bisogna preparare il fisico a quelli che saranno le conseguenze di una nuotata in acque gelide. E non è tanto nel momento in cui si nuota il problema, perché se uno ha una gran forza di volontà riesce a star dentro anche parecchi minuti, il problema che bisogna allenare, bisogna capire, è quando si esce, il momento del recupero. Nonostante tutto, Chiarino ama anche molto nuotare nella sua Liguria, meglio se non ad agosto. A me piace tantissimo fare la mia traversata Recco Camogli, soprattutto d'inverno, perché non c'è nessuno, il mare è meraviglioso, fantastico, limpido. A gennaio ci sono i mondiali in Francia, il nuotatore Rechelino non sa ancora se parteciperà, ha però un obiettivo chiaro in testa. Io sono più da esplorazione, quindi da polo sud, polo nord, e il mio prossimo obiettivo, sponsor permettendo perché purtroppo i costi sono sempre abbastanza alti, sarebbe quello di partecipare a una spedizione in Mongolia a ottobre del 2023.